Oh, ehi là, bentornati. Come state? Eccoci qua, illuminiamo un po' la regia. Allora, questa sera ospite eccellente, che dire eccellente, di più. È una persona fantastica, è una persona che viene da un paese meraviglioso. Eccoci qua, si è collegata ora. Benissimo, ora la coinvolgiamo subito. Viene da un paese meraviglioso, prende il nome, un nome speciale, e poi ci faremo dire da lei perché. Ma noi ci siamo conosciuti in un concorso. Eccola! Ciao, ciao Taira, ciao. Maestro, Come stai? Che bene, bello. tu? Aspetta che mi sistemo un po' la telecamera perché qua... Oh. Bene, 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 benissimo, anzi, piacere vederti. Stavo Piacere mio. raccontando velocemente che viene da un paese stupendo che ancora non ho detto, perché è giusto che tu lo presenti. È una di quei paesi dove ci vai una volta e ti innamori di tutto, dell'ambiente, dell'ospitalità, del cibo, di tutto, di tutto, di tutto. Veramente un bel paese che poi, ripeto, racconterai. Ma soprattutto io con Taira ci siamo conosciuti in un concorso che lei aveva portato un gelato. Adesso vi dico un nome, wow, quasi quasi una cosa wow. Però dopo c'è sul wow c'è un motivo che ci racconterà Taira. Allora, prima di tutto come stai? E Bene. questa è una cosa bellissima. Bene, bene, dai. Siamo qua a, come si dice? Aspettiamo un po' che passi questo momento particolare, ma come tutti, no? Quindi stiamo lottando per un periodo migliore. Però speriamo che tutto passi al meglio, quindi in attesa di. E Siamo questa trasmissione nasce proprio per dire sentiamoci, no? Anche se siamo a distanza, sentendoci, ci conosciamo meglio, come se fossimo, che ti dico, in un bel locale davanti a una tazza di tè dove facciamo quattro chiacchiere tra amici e avrei piacere veramente di conoscere e far conoscere chi è Taila. Raccontati, dai, così stai tranquilla perché non ci ascolta nessuno. Tranquilla, siamo io e te soli. Mi fa tanto piacere, ovviamente, anzi, per questo invito. Mi inizio raccontando un po' la storia della mia famiglia, perché direi che non posso non partire da lì. Sono Giusto, corretto e rispettoso. figlia d'arte, Ok. i miei nonni hanno una pasticceria da 64. Sono un bel po' di anni. Io sono nata e cresciuta in pizzeria, Sì. Sì. quindi mi sono, non volendo, appassionata a questa bellissima arte. Ho scelto poi di seguire comunque un percorso di studi non troppo specifico. Mi sono diplomata lì e poi mi sono a Milano, Ok. laureata in economia, quindi Ah, beh, una contabile, diciamo così, no? beh, che comunque è utile anche Fondamentale oggi. e dopo ho fatto un master di specializzazione in marketing e comunicazione a Roma Ok. e poi la forza magnetica della bellezza del mio paese e naturalmente dell'amore che ho per la mia famiglia mi ha calamitata di nuovo. Tu invece di dire una fuga di cervelli, è il cervello che ritorna a casa. Esatto. Nonostante sia sicuramente la scelta più difficile, sicuramente è quella che poi a lungo andare premia di più. Dopo ormai 7 anni, di essere veramente felice, insomma, di averlo fatto. Infatti, ho scelto di aprire poi, di specializzarmi nella produzione del gelato e di aprire la mia gelateria. Questo Bravissimo, bravissimo.
dovrebbe consentire un po' di essere autonoma, soprattutto non cadere in campi altrui, nel senso che non sarebbe stato carino, come io ho carattere, un po', sono molto determinata, quindi mi piace molto fare quello che mi dice la testa. Sei Sapevo. una, diciamo che sei una donna wow. Grazie. ho preferito, insomma, fare questa scelta e poi in realtà sono stata anche un po' mossa dal fatto che mi piaceva l'idea di avere un punto di riferimento anche nel centro storico, perché la pasticceria dei miei nonni è nel centro nuovo, diciamo, e io ho scelto appunto di aprire la mia piccolissima gelateria in piazza qui. Esatto. Sono ormai, è da 2014, quindi sono ormai 7 anni Sì. e sono molto contenta. Come l'hai chiamata la gelateria? Che domande. La gelateria si chiama Ciccio Piazza Wow. perché il nome di mio nonno è Francesco, sono Anna. tutti dalle nostre parti, Ciccio, e la sua pasticceria si chiama Ciccio Pastigel. Volevo assolutamente non Quindi è sia in pasticceria che in piazza, diciamo. esatto, non voglio dire onorarlo perché poi è lui che onora noi. È giusto. È una persona squisita. Hai avuto modo di conoscerla, ma tutta la tua famiglia è squisita. Ma comunque, continuiamo il racconto perché non voglio portarti via del tempo. No, ma Ma il paese, come si chiama? Perché il paese, Puglia, Puglia. Cappato e Ostuni. Ma È miseria! la cosa. Diciamo che esatto, è una delle eleganze che ho notato. Cioè, io ho girato tanto in Italia, nel mondo, grazie a Dio, grazie a questo lavoro. Ma è uno dei paesi che mi ha incantato, mi ha affascinato. E quindi bellissimo il tramonto, bello tutto, bello tutto. Eh sì, assolutamente suggestivo. Poi si Bene. vede al mare, siamo in collina, vicine quasi collina al mare, quindi insomma non potremmo chiedere di più. Sì, c'è tutte le bellezze, c'hai Albero Bello a vicino, c'hai tutti gli ulivi, dall'alto si vede tutto, si domina gli ulivi della Puglia, quindi è una cosa spettacolare. Dico questo. Ma soprattutto mi farebbe piacere, tu hai fatto da 7 anni che hai questa attività, no? Hai detto. Sì. E hai avuto anche modo di conoscere grandi autorità nel mondo del gelato. Qualche nome di qualche maestra, grande maestra che è Uno stata. è È troppo carina, ma no, maestra con la A. una maestra con la e con la M maiuscola, sì, di sicuro è la maestra Donata Pancera, che per me è un grande riferimento. E ho seguito dei suoi corsi e ho, diciamo, un rapporto con lei veramente meraviglioso. Stima, peraltro di stima, questo mi rende, insomma, molto grata. Ho partecipato a dei suoi corsi e poi lo scorso anno mi ha dato addirittura la possibilità di tenere il corso al suo posto. Ah, bello. Questo è proprio gratificato di ogni altra cosa. Vedi la bellezza di certe persone che sanno individuare il loro futuro, perché poi comunque anche loro sono fatti grandi, no? Hanno tanti anni che insegnano. È stata anche per me una delle maestre di cui ho avuto modo di conoscere all'inizio della mia carriera. Io addirittura gli facevo da assistente. Perché per imparare, se fai l'assistente, si impara più che fare il corso, perché usi le mani su quello che deve fare, no? Quindi è la parte tecnica. E è stato bello perché oggi vedere la Donata che
su di te come su altri giovani gelatieri vede un suo futuro, è una cosa, insomma, che tanto di rispetto e di cappello, perché no, non tutti sono così lungimiranti su questo mondo, no? Quindi, anche se grande, è grande, diciamo così, un po' col tutto il suo modo di essere. Sì, assolutamente. Ma poi voglio dire, per noi è veramente importante avere delle figure. Adesso può sembrare retorica, però no. È vero che abbiamo bisogno di conoscere la tecnica, sicuramente avere la fortuna di confrontarsi con i maestri significa quasi acquisire semplicemente dell'esperienza, no? Perché loro la mettono a tuo servizio e quindi quasi tu vedi prima quello che poi a mano tocchi in laboratorio. Però è importantissimo viverli proprio come punto di riferimento e poter contare su di loro per qualsiasi cosa, cioè Esatto. la del maestro. Esatto. Ma poi guarda, confrontarsi con persone che hanno fatto un percorso e delle esperienze, e dirò di più, si sono evoluti con i tempi, perché quando ho iniziato e ho conosciuto la Donata erano gli anni 80, metà anni 80. Oggi siamo al 2020 e ancora lì, no? In prima linea. Quindi voglio dire, le cose anche se cambiano, ma se sono lì è perché si sono evolute, si sono adattate ai tempi, anche diventando moderni, perché poi sai, mi ricordo che viaggiava a Lungarone con l'iPad, quando l'iPad non era per tutti, insomma, devo dire che è una persona positiva e propositiva. Assolutamente, molto lungimirante sempre. Molto lungimirante, brava, vedi, ma poi se ti ha chiamato è perché ha visto in te qualcosa di importante. E questo è bello. Altre persone che vuoi citare, perché mi sembra giusto e carino di Sì, essere. posso parlare un po' di te? Dimmi, lascia stare, che persona da poco conto. No, ma magari No, allora. quel signore su che fa gli intagli con la frutta, che è bravissimo. Assolutamente, Brava. Beppo Tonon, Grande senza personaggio. dubbio, altro riferimento per me. È lui che tante volte mi ha spinto anche a, diciamo, essere fuori di casa. Sì. Questo lo conoscerò sempre. Mi ha proprio dato, a parte che mi ha invitato a prendere, come insomma, non ultimo. Scorso anno mi ha dato la possibilità di fare l'assistente al Team Italia che ha partecipato alla Coppa del Mondo di tanta roba per me. No, ma è vero, è un palco, sei stata sull'Olimpo del mondo del gelato, insomma. Sì, e poi viverlo così in prima persona, cioè vivere proprio gli allenamenti, l'esperienza di tanti castalimenti con veramente più che frenetici e con un obiettivo comunque di grandissima portata, mi ha fatto vedere anche altri aspetti del mio lavoro che chiaramente poi mi sono stati utili anche nella Successivo. mia attività. Sì, voglio dire, anche fosse un processo di riflessione per aprire gli orizzonti e vedere un po' oltre. Sì, assolutamente sì. E poi Beppo per me, insomma, è un altro padre, ha sempre la parola giusta al momento È un giusto. professionista educato. Assolutamente. Ho detto bene come si Ah, può presentare, è un professionista educato con tanto di stile, perché sai, gente che viene dalla gavetta, si dice, vedono il mondo in un modo più tranquillo. Poi quando uno ha tanta conoscenza ha la facoltà di poter essere anche umile, quindi è un dono che in pochi hanno, e quindi chapeau anche al grande maestro Peppo Tonon. Arriviamo a noi. Noi ci conosciamo in un evento in Carpigiani, dove tu avevi fatto la selezione, no? Per poi arrivare alle finali, ma il gusto che hai presentato alla Carpigiani Gelato University era un gusto originalissimo, originalissimo, un gusto, io direi, con un nome strano. Presentalo, perché sei tu l'autrice e quindi è giusto che lo faccia tu. Ma devo fare in
premessa sull'incontro con te, perché quella è stata l'occasione che mi ha consentito di conoscerti da vicino, ma la cosa bella è che ad un certo punto, nei primissimi minuti di incontro, ho pensato che fossi un così al Miro Bruschi, perché io ti avevo sempre visto come una persona, insomma, maestro, non sull'Olimpo, più su, ricordo benissimo che nel momento in cui siamo arrivati lì a Barletta, chiedevi a mio padre a noi se avessimo bisogno di aiuto a caricare la frutta. Allora dicevo, vabbè, non è il maestro Bruschi, perché non perché non è da tutti, non è facile trovare Io un maestro. sono un umile servitore della mia gelateria, quindi quando posso dare una mano lo faccio volentieri. Questo la dice lunghissima sua personalità e su tutto quello che riesce a dare, anche Grazie. se non è solo tecnica, non è solo mera informazione, è veramente vicinanza, Un rapporto umano, ma assolutamente. Detto questo, quel giorno avevo in realtà poi. Gusto è nato per veramente un caso, perché io a fine stagione proporre ai miei clienti dei tipo diversi. Era stato il 2018, credo. Sì. Avevo pensato a settembre quindi di proporre dei gusti nuovi, perché abbiamo una clientela veramente molto fidelizzata. Quindi Ok. tutte le volte che possiamo cerchiamo nel limite del numero di cose che facciamo, cerchiamo di crearne nuovi. E nel rispetto ovviamente della stagionalità, in quel momento avevamo trovato frutti veramente molto particolari, che sono l'opunzia, che è come praticamente un fico d'India, Sì. acacia. Però ha la caratteristica di avere un succo di un color magenta che è veramente strabiliante, cioè sembra che non possa esistere in natura una cosa del genere, e invece esiste. E poi invece avevamo usato anche l'opona. L'opunzia è selvatica in realtà. Cura la signora Titti di Vicaro, nel Basso Salento, è lì che si Ok, è lì che mentre si trova. ce l'aveva insomma mandata Francesco Angelone dalla Calabria, avevamo Ok. fatto sorbetti. Poi in una serata così, una purissima, cioè, durante una cena giapponese, lo stesso giorno in cui avevo fatto i due sorbetti, mi è venuto in mente che quel pizzico di wasabi unito. Posso? Ah, eccolo. Qui quando eravamo a Longarone, che l'avevi fatto. Per frutteti. Sì. Quindi questo è nato così, veramente dalla voglia poi di fondere ingredienti un po' diversi tra loro, con caratteristiche di gusto che secondo me si sposavano molto bene, ed è partito insomma proprio così. Si chiama Wow perché, vabbè, ovviamente richiama l'onomatopea dello stupore, che insomma che suscita. Colore, sì, quello che suscita, la curiosità, diciamo. Sì, quando io l'ho visto venire fuori dal mantecatore, ho detto no, se veramente non avessi seguito tutte le fasi della lavorazione, avrei sospettato che qualcuno avesse messo del colorante, qualcosa di Esatto. sintetico, di artificiale, e invece no, era completamente naturale. E poi unito insomma alla nonna, che invece aveva un gusto un po' più dolciastro, Sì. arrotondava un po' il tutto, e poi il pizzico di piccantino che dava il wasabi spingeva
insomma, verso un'emozione un po' più forte, oltre ad unire il gusto alla cultura giapponese, che per me è un grande punto di riferimento. Quindi in un solo gusto hai raccolto il territorio, Sì. il mix di frutta naturale ma con dei colori particolari, una sfumatura giapponese piccante, quindi hai fatto proprio un gusto wow. E infatti il nome è il ricavato delle iniziali di ogni singolo Esatto, ingrediente. sono dei tre ingredienti, peraltro il marchio è adesso. Vedi? Brava, no, ma secondo me devo dare atto che quando si va in giro c'è sempre, si dà, ma si riceve anche tanto. Quindi l'averti conosciuto è stato anche modo di capire che è un mondo che sta evolvendo velocemente e sempre più il territorio propone dei prodotti interessanti, salutari, vivaci, magari poco conosciuti perché Certo. noi su Allungarone l'avevamo fatto con la graviola, che poi era il frutto che tu invece avevi trovato A Reggio a Calabria. Reggio Calabria, esatto. Quindi è un modo che, come si dice, l'America è qua, no? Cioè, a volte in casa abbiamo dei gusti che nemmeno noi sappiamo di averli. Il messaggio poi che volevo in un certo senso lanciare era proprio quello, perché comunque in generale il mio gelato si basa questa filosofia di usare effettivamente ingredienti naturali, di non ricorrere in alcun modo a prodotti, chimica, emulsionanti vari. Quindi tutto lo studio che viene fatto parte La base, ricerca. che è quello di creare un gelato che sia effettivamente buono e gustoso, ma utilizzando solo ingredienti reperibili in natura, tanto meno del proprio territorio. Evviva, bravissimo, bravissimo. E quanti gusti proponi nella tua gelateria, Taina? Ma noi andiamo a circa, siamo su 10-12 creme e 4-5 sorbetti al massimo. Che poi la bellezza di quel territorio è che oltre ai turisti, ma proprio anche la gente del posto si muove per andare a Ostuni. Quindi Ostuni è un po' una meta di piacere da visitare, è bellissima in qualsiasi ora del giorno. Quindi, come dicevi te, c'è tutto quello che è il contesto ambiente e quant'altro. E essere nella piazza, io mi ricordo una sera che ero lì da te, che avevate organizzato anche una serata dove c'era quel cantante brasiliano bravissimo, ma dico lì c'è stato proprio il piacere di condividere una piazza perché vedere dei commercianti che investono per via che la piazza abbia vita, che ci sia un riscontro, diciamo, anche di pubblico che venga ad ascoltare una bellissima musica e di livello, perché magari non era un cantante famoso, ma era una persona veramente di livello, aveva fatto sì che si era fermato il tempo, lì non c'era l'orologio, lì si guardava e si ascoltava la musica. E quindi è un bellissimo posto, veramente vale la pena. Noi italiani di approfittare in questi periodi che purtroppo si può girare meno, di andare a visitare l'Italia perché ci dà tante belle soddisfazioni e inizieremo anche noi ad apprezzare meglio il nostro Made Ma infatti per questo dicevo, sicuramente è un momento complesso e indubbiamente di tristezza, però poi tutto sta nel riuscire come sempre a trovare nella difficoltà l'opportunità, no? Esatto, E in esatto. conti, se sfruttiamo questo tempo, che sia per fare ricerca, che sia per curare un po' anche il rapporto con gli altri, che tanto presi dalla routine, si tende un po' a trascurare gli amici, a dedicare meno tempo perché ormai assorbiti così dal lavoro. Degli impegni, esatto. Anche secondo me avremo anche buoni risultati in termini magari di digitalizzazione. Noi abbiamo lanciato l'app della gelateria Sì. e devo dire che già da marzo, quando l'abbiamo lanciata ad oggi,
c'è già stato in un certo senso un progresso, una risposta diversa, perché mentre prima nessuno era abituato o aveva minimamente idea, in piccoli centri comuni, dicono, rispetto alla grande città dove si ha l'abitudine ad utilizzare questo tipo per ordinare del cibo e riceverlo direttamente a casa, abbiamo avuto già, diciamo, progressi in questo senso. Perciò, secondo me, poi tutto sta nel riuscire a vedere un po' in che direzione si andrà e perseguire quella strada, no? Esatto. Ma il mondo, guarda, velocemente sta cambiando, quindi io mi riferisco un po' alla tua storia di tuo nonno che ha comunque intrapreso un cammino importante ad oggi, quindi chi è presente nel mercato si deve adattare, Certo. quindi queste sono le regole. Certamente il rapporto umano è alla base di tutto, no? È l'ingrediente principale, però se c'è un mondo telematico, dobbiamo andare dietro al settore telematico, organizzarsi e quant'altro. Sì, anche perché non ho promesso nulla, cioè è solo un nuovo modo di vedere, insomma, il mercato, Sì, va a. sono d'accordo. Va contro principi che siano di qualità o cioè, restano fermi tutti quelli che sono i principi di base e semplicemente c'è un'evoluzione che credo sia quasi fisica. Aggiungerei, se mi permetti, che fa parte della qualità, perché quando si parla di qualità non è solo la ricerca di un prodotto, ma è un insieme di cose che arricchiscono e danno un valore aggiunto al nostro mondo. Quindi in questo caso i social o quello che serve per vendere meglio aiuta, perché fare un buon gelato non è facile, ma saperlo vendere è ancora più Proprio difficile. difficile, è vero. Esatto. Ma io, se non ricordo male, ho visto delle foto anche nella zona su in alto dell'Europa, sopra l'Italia, poco più in su, dove sei andata a finire? Sono andata a finire a Francoforte. Porca miseria, oh, sta a vedere che ora si rapiscono i parigini, ci hanno preso la Bellucci, ora Francoforte ci ruba Taina. Che è successo a Francoforte? No, no, no. È stata semplicemente, cioè è una, per me una grande opportunità, una bellissima esperienza. Sono sempre stata curiosa e attratta dal conoscere quello che avviene nelle altre realtà, anche non troppo lontane da noi, in termini di burocrazia, gestione, tutto quello che riguarda, diciamo, se vogliamo, anche un po' la mia materia di studio, no? Quindi sono sempre stata incuriosita. Poi penso che per un purissimo caso, dei ragazzi che erano in vacanza qui in Puglia erano venuti in gelateria, avevano assaggiato il gelato e gli era piaciuto molto e sapevano che dei loro cugini volevano avviare questo progetto a Francoforte. Sono messi in contatto con me tramite email. Era partito tutto in verità da una richiesta di consulenza. Poi ho trovato bene che praticamente sono andata a social, quindi ho avviato questo progetto con loro. In realtà lo scorso anno a settembre ho fatto solo un'apertura test, giusto perché volevamo vedere come si muovevano i sì, comunque stavamo proponendo un gelato completamente diverso da quello che si offriva in città. Il gelato che Francoforte segue sempre la filosofia, diciamo così, del mio gelato, quindi un gelato fatto esclusivamente con materie prime di altissima qualità, non usano basi pronte, semilavorati, cioè oddio, semilavorati. Nel senso che non viene usato, non si fa ricorso alla scorciatoia, ma lì addirittura i gusti sono ancora di meno, parliamo di 8-10 gusti che vengono sempre, insomma, prodotti giorno per giorno e anche lì rispettando molto
la tradizione e ricorrendo a materie prime, per esempio, come nel Di caso alta del qualità. pistacchio, sì, dalla Sicilia e così via. E questo, quindi, insomma, avevamo fatto questa test a settembre scorso, avevamo previsto l'inaugurazione ufficiale per marzo 2020, ovviamente è saltato tutto, però insomma adesso la gelateria è in estate, è regolarmente aperta, speriamo quanto prima una festa di inaugurazione. Bene, bene, ma credo che superato questo momento critico sarà modo di condividere i piaceri anche dei tuoi successi in Germania. Sì, ma insomma, ripeto, è tutto perché non mi piace mai rimanere nel dubbio, quindi non mi piace dire che sta meglio così solo perché per sentito dire. Mi piace fare delle valutazioni dopo aver effettivamente vissuto una situazione, quindi. No, non vorrei fare un paragone stupido, ma è arrivata in Germania la Merkel del gelato, diciamo così. Nel senso non come esteticamente parlando, come caratterialmente parlando, no? Perché è arrivata, signori tedeschi, tang, è arrivata la signorina. No, ma è giusto, che ci vuole, per le aziende di successo ci vogliono soprattutto le donne con i pantaloni, no? E quindi è fondamentale perché soprattutto questo lavoro prima era visto molto un lavoro maschilista perché era un lavoro di forza, con sai, macchina a bastone, ore di mal laboratorio. Oggi invece che c'è tanto di banco, oltre che la produzione, la figura femminile è fondamentale. È come si può dire, la ciliegina, no? Sopra il gelato che conclude in bellezza l'attività. Quindi tutti i meriti sono ottenuti da sacrifici, da ore di lavoro, di studio e quant'altro. Che poi, insomma, è così appassionati, riflettevo proprio oggi, che alla fine non te ne rendi nemmeno conto, cioè che trascorri le giornate a progettare, a leggere, che sia la rivista di settore, che sia il blog, o quello che è veramente una forza attrattiva grande, quasi più grande di te, quindi. Ma perché ti dà tante soddisfazioni, no? Oltre il sacrificio, cioè, ti ripaga con un sorriso, con un ringraziamento, con... Assolutamente, sì. Bene, bene. Ma detto fra noi, tanto non ci sente nessuno, ma che gusto ti piace? Questa è una bella domanda, nel senso che non ho un gusto preferito. Sono sempre molto, molto, molto affascinata dalla trasformazione, quindi più che altro mi piace rendere tutto quello per cui ho una passione o, come posso dire, una curiosità, mi piace prenderlo gelato. Ok. Un gusto preferito, però ho una materia prima che mi sta proprio assorbendo del tutto, che è il cacao. Vabbè, tanta roba, eh. Sì, Tanta adesso roba. ho il maestro Mecozzi, che è Andrea Mecozzi, che mi ha veramente illuminato, aperto gli occhi, fatto crollare ogni genere di certezza, e adesso questo è quello che stiamo anche trasferendo ai nostri clienti, no? Un po' l'idea che il cioccolato non deve essere nero, tutto quello che c'è dietro un buon gelato al cioccolato autentico, fatto magari con massa di cacao, con l'ingrediente quanto più puro possibile. E questo mi scoprire un bellissimo tutte le sfaccettature della pianta proprio, quindi del frutto e del cacao, quindi voglia di approfondire quando potrò. Attenzione, attenzione ragazzi del Venezuela, sta arrivando, aiuto, aiuto Venezuela, Tanzania, giù questi paesi un po', dove si produce il cacao. Vedrete arrivare dalla Puglia in diretta. Giusto, giusto, ma è bello così. Il cioccolato col mondo del cacao, insomma, il cioccolato per dire cacao e dintorni è un mondo affascinante. Poi diciamo che in gelateria è entrato adesso a spada tratta, dove
nel periodo estivo si può utilizzare in un modo, nel periodo invernale si possono creare altre cose, quindi No, ma la cioè si vede che si evolve molto la gelateria sul mondo del cioccolato. cosa poi che proprio stupisce è che utilizzando le masse di cacao in purezza, passando da un Perù a un Venezuela a un Costa d'Avorio, è come mangiare proprio prodotti completamente diversi. Eh Quindi sì, eh sì. questa continua evoluzione, questa instabilità Ma mi intriga. diciamo che è un po' come il vino, no? Uno sceglie un Merlot meglio che un Sangiovese, più che un Cabernet, e quindi il cioccolato ha queste sfumature, grumato, fiorito e quant'altro. La bellezza è questa. Ma poi, se, come dici tu, ti innamori, tagliandolo fai anche dei blend tuoi personali, quindi Certo. wow! Chissà Wow. che nasca un wow, un cioccolato wow. Bene, bene, dai, sono contento. Dico Io wow. credo, vedi, sono passate mezz'ora e passate volando, perché io con te ci starei 3 giorni a parlare, perché sono convinto che sei una persona che ha tanto da raccontare, però mi ha fatto piacere perché sei una giovane gelatiera, professionista, che ama questo lavoro cioè in modo approfondito, lo rispetta, perché anche questa è una cosa bellissima. Hai una famiglia che ti adora e ti segue, che sono i tuoi primi fans, perché io mi ricordo anche tua mamma, sempre in prima linea, piuttosto anche se è stanca, ma sta lì, perché c'è l'Italia, anche tuo papà. E quindi me li saluti, approfitto anche di questo, ma visto che siamo arrivati un po' al termine di questa puntata, Taira, se c'è da fare un saluto generale, particolare, a qualche amico, mi fa molto piacere perché, insomma, io dico che è giusto raccontarsi, per quello che siamo, perché tutti ti hanno visto sempre in prima linea, però hai raccontato un po' dei tuoi primi passi fino a oggi, quindi bello, è stato bello sentirti. Grazie di questa possibilità, grazie del tuo tempo, Adesso perché comunque parte. ciò che hai di più prezioso. Grazie. Quindi saluto senza dubbio i miei nonni. Alla base di tutto sono sempre presenti anche loro. Soprattutto in questo momento, veramente io sono chiusa casa, evito di vedere chiunque, gli amici, nel rispetto veramente di tutto quello che loro hanno fatto per noi. Esatto. Cerco in ogni modo di tutelare la loro salute. Spero, insomma, che stiano sempre bene. Beh, sicuramente sì. Taila, io credo che sia giunto il termine, no, delle nostre 4 chiacchiere, piacevolissime. Ti ringrazio di cuore, sei una persona veramente squisita. Spero di a breve rincontrarti, anche perché sono sicuro che quando ci rincontreremo sei in qualche competizione dietro al palcoscenico a esibirti, perché sei una Ah, persona da combattimento, come dici. spero di ospitarti ancora ad Ostuni, intanto. Verrò volentieri perché è una città che, ti ripeto, mi ha fatto innamorare di un posto che non conoscevo. E lì ho avuto anche modo di trovare dei miei compaesani ti ricordi che erano venuti a trovarmi? Come Bellissima, bellissima esperienza. Taila, ti grazie. ringrazio di cuore, ti auguro una buona serata, un abbraccione a tutti e a presto. Grazie. Ciao, grazie a te, ciao.